tecnico e atleta insieme per quanto riguarda la Sieco in Pavi d'Ortona. Vittoria questa sera nella seconda gara delle finali giovanili Crea Under 17 maschili. A te, mister di questa squadra, chiedo quali sono i vostri obiettivi, come siete arrivati a queste finali? Il nostro obiettivo sicuramente è quello domani di provare a passare il turno. È stato un campionato lungo nella nostra regione, una finale lunga. Adesso oggi sono state due partite per rompere il ghiaccio, adesso domani ci aspetta la battaglia finale. Oggi le partite sono state abbastanza difficili, quindi vediamo domani. A te chiedo due parole sul tuo gruppo, sui tuoi atleti. È un gruppo che secondo me, quando gioca a pallavolo, è una gran bella squadra. Però purtroppo siamo la nostra croce e delizia. Facciamo delle cose da squadra buona e alterniamo momenti di passaggio a vuoto, che però per questa età sono anche normali. Quindi speriamo che domani riesco a vedere in campo la squadra della finale regionale che ha giocato al 110%. In rappresentanza della squadra, a te chiedo due parole invece sui tuoi compagni, sul vostro gruppo. Siamo un gruppo molto unito e giochiamo partita per partita e ci mettiamo il cuore ogni partita. Quindi cerchiamo di arrivare più alto possibile e niente. Cosa vuol dire per un giovane come te, come voi, vivere l'esperienza di una finale nazionale? Quest'anno l'Ortona ha fatto il triplete, diciamo, ha fatto sia Under 19 Junior League, quindi io già l'ho vissuta e niente, è un'esperienza bellissima da condividere con tutti. E cosa ne pensi dei tuoi compagni? Siamo una bella squadra, se giochiamo insieme possiamo arrivare in alto, secondo me. Grazie.